Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, bentornati con noi in questa meravigliosa parentesi quotidiana che vi dedichiamo, che ci dedichiamo per cucinare insieme, per mangiare qualcosa di buono e per raccontarci un po' delle novità, anche delle belle esperienze che si sono fatte tutti insieme, soprattutto con i nostri cuochi. Adesso, da quando è arrivato Ugo, non è che sia proprio una bella esperienza perché mi hanno messo a lavorare. Cioè, io praticamente sono stato schiavizzato. Io adesso voglio fare questa denuncia a tutti voi che ci seguite sempre. Mandateci un messaggio con ovviamente la scritta: non schiavizzate Leonardo, per favore, perché io vorrei anche avere un pomeriggio della mattina. Non sento bene, Leo, non sento bene, scusami. Fortunatamente non ho ascoltato, guarda. Buongiorno, buongiorno Ugo Garofalo. Che oggi abbiamo una sorpresa. Ecco, la prima è quella di far lavorare Leo. Ecco, questo Leo, chiamiamolo, facciamolo lavorare. Devo farti lavorare. Sì, sì, no, tranquillo, intanto mi muovo velocemente così. Va bene. Ti scompensi. Allora, svegliamo subito le due ricette di oggi. Sì, ok, sì. La prima sono dei mini tacos di pasta brisée, che sono bellissimi. I tacos, quelli... Sì, sì, è la forma, ma in realtà fatti di pasta brisée, con dentro, facciamo un ripieno con dei funghi, visto che il periodo, beh, certo, insomma, è questo qua. E che si utilizzeranno tanto per gli aperitivi, poi andiamo ad approfondire dopo. Tu smetti di ridere, Anna, perché quando sono arrivati i funghi, Anna è subito felice. E la seconda è un dolce. Visto che non abbiamo fatto ancora dolci, adesso dobbiamo svelare il dolce. Il dolce è una mousse di cioccolato bianco. Sì. Con delle mandorle caramellate e sopra gli mettiamo del mango. Allora, marinato con che cosa? Diciamo dopo. Non lo voglio sapere adesso. Lo diciamo dopo. Bevi un po' d'acqua, che noi siamo pronti per cominciare così proprio. Io lo elimino con l'acqua. A voi. Scherza. Ugo Garofalo, pronto per cucinare insieme a noi e soprattutto pronti voi a poca pubblicità, perché torniamo tra pochissimo. Eccoci pronti per cominciare la prima ricetta di oggi. Io però volevo dire una cosa prima, cioè voglio dire, visto che io devo lavorare, vorrei anch'io avere un grembiule. Adesso io vorrei fare una petizione a tutti quanti, voglio anch'io un grembiule, sì, con una coccarda magari premio. Con il tuo nome, è giusto? No, Leonardo, no, quello no, se no poi sanno chi, no, perché sennò sanno chi insultare poi. Allora, vado a dire gli ingredienti. Vai. Nel frattempo di io questa qui. Prima ricetta, che saranno dei mini tacos con di pasta brisée ripieni di formaggio fresco e funghi. Allora, gli ingredienti sono questi. Innanzitutto gli ingredienti per la pasta brisée, che sono 300 g di farina tipo 0, 150 g di burro, 75 g di acqua fredda, mi raccomando, e un pizzico di sale. Poi per la farcitura, i funghi, serviranno 500 g di funghi, 250 g di formaggio spalmabile, 50 g di grana padano, uno spicchio d'aglio, del prezzemolo fresco e ovviamente sale, pepe, olio extravergine di oliva per aggiustare e creare l'equilibrio di sapori. Allora, siamo pronti. Mi raccomando, l'acqua deve essere fredda insieme al burro freddo, ecco. Questo qua è una... Allora, la pasta brisée è come la pasta frolla, però sì? A differenza noi la facciamo tutta a freddo, così la possiamo poi lavorare subito. Ah. Eccoci qua. E infatti, nel frattempo io vado a fare il ripieno. Sì? Stavolta passo io alla cottura. Ok. Tu mi devi solo... È brutto quando ti dicono così, vuol dire che quando l'hai fatta tu fa schifo. Ecco, allora vado subito a fare i funghi, quindi sì. Aggiungiamo dell'olio in padella. Perfetto. Eccoci qua, un po' abbondantino, ecco. Sì, perché vanno... E ma poi... li butti così? Proprio... No, ci mettiamo uno spicchietto d'aglio, che tu sai già come aprirlo. Sì. Vai. Un, due, tre, mi faccio male. Aia.
forse devo metterlo al contrario. Bravissimo, basta. Ok, e adesso ecco qua, vedi? Io vi dico semplice. Questa cosa. Guarda che buono annusare l'aglio. Faccio un altro, ecco qua, così e via. E si può sbucciare. A me aveva detto devi dare un colpo forte, lui invece sì, fa vabbè, il virtuoso. Bisogna anche saper rodare il colpo, no? Sì, è vero. Allora. No, vi posso dire questa cosa velocissimamente. Quando ovviamente schiacciate l'aglio, siccome le proprietà che rendono l'aglio così utile per il nostro organismo sono un po' da una parte e un po' dall'altra dell'aglio, esatto. E perché sia effettivamente così salubre devono unirsi, quindi quando lo rompete aspettate un paio di minuti. Bravissimo. E poi lo usate, così diventa veramente, sprigiona tutte le Bravissimo. Sue proprietà. Allora, noi mettiamo la farina, poi il burro, mettiamo farina, burro e andiamo a sabbiare. Ok. È un termine che si utilizza, insomma, in cucina, sabbiare e unire la parte della farina insieme al burro. Allora, in questo caso io farò la ricetta, voi fate la ricetta lì per farne un po' di più, io ne faccio la metà, ecco. Ok. Quindi le indicazioni che tu hai dato più o meno sono sì, per sì, un sì, sì. tozzo di... Sono per una trentina di tacos, okay. Ecco, poi andiamo a vederli, approfondirli dopo. Perfetto. Ecco qua, la farina... Io utilizzo una farina zero sì? perché è molto indicata in questo caso, insomma, se no per dolci diventa un po' troppo friabile. Invece questo deve sentirsi la consistenza, anche perché okay. poi spiegherò il perché. Intanto che l'olio soffrigge con l'aglio, aggiungiamo direttamente i funghi così. E poi, Leo, aggiungiamo il pizzichino di sale. Sì. E poi aggiungiamo un po' d'acqua, ma non quella però. Ok, dell'acqua normalissima che io adesso ti procuro. Ecco, so che a te piacciono tantissimi i funghi, e specialmente questi qua che sono dei pioppini che hanno proprio la forma dei funghi. Va bene questo? Sì, un pochettino, guarda, giusto da metterci dentro per poterlo cucinare, ok. Potevo basta. Prendere un catino sì, quello per servirà. Il bucato. Poi ci servirà dopo questa. Però ho preso okay. quella, va allora bene. Andiamo a sabbiare subito aggiungendo il burro alla farina, tutto sì? freddo. Ah, tutto impasto così? Tutto freddo. Veloce, mettiamo veloce. Il pizzico di sale. Sì. Eccoci qua. E andiamo a frullare. Vuoi farlo tu questo passaggio? Certo. Dai. Voglio dire, tanto lo fa un elettrodomestico al posto mio. Grazie. Eccoci qua. No, adesso non mi rubare il lavoro, faccio io. Hola. Eccoci qua. Nel frattempo che i funghi cucinano... andiamo a fare il ripieno che aggiungiamo, vediamo, sta sabbiando? È simile a una sabbia? Ancora, vai, insisti. È simile mettiamo a una sabbia. Su. Adesso controllate poi come il risulterà, così imparate anche la terminologia a quale effetto corrisponde. Bravo. Guarda, puoi fare un'altra cosa, quando si fa questo lavoro... Sì. si può anche alzare leggermente e muoverlo, ma delicatamente. Okay. Ecco qua. Adesso... Guarda che ecco. da esercizio fisico diventa sport per me. Guardate, ecco, questa qua. Ah. In pratica il burro... No, rifallo che adesso sì. Andrea Barbato ci sta. Ecco, perfetto. Il burro in pratica Benissimo. Si è amalgamato perfettamente con la farina. Quindi adesso okay. per... unire le due cose bisogna aggiungere l'acqua, che deve essere anche questa fredda. Ok, aggiungiamo. Devo riandare. Adesso parte la magia perché diventerà l'impasto. Qua aggiungiamo, ecco, bravo, devi muoverlo piano piano. Bravo, eccoci qua, ci siamo. Va bene così. Nel frattempo aggiungiamo il formaggio sì. e amalgamiamo il formaggio spalmabile. Ti serve la lama? No, non mi serve, anche perché abbiamo scoperto che con la lama funziona. Adesso voi andate a rivedere le puntate di Due Chiacchiere in Cucina, quella che abbiamo fatto con Ugo in questa settimana. Sul nostro sito 7goldtelepadova.tv trovate ovviamente tutte le puntate, anche dal televisore, mentre ci state guardando sul nostro canale schiacciate il tasto in alto del telecomando e avrete l'elenco di tutte le puntate, potete andarla a vedere e capirete il perché io ho chiesto se serve la lama. Adesso ho fatto una figura eccellente, adesso andatevela a vedere, okay. scoprirete perché. Guarda, l'impasto è già pronto.
abbiamo messo veramente poco. Sì. Abbassami un po' i funghetti lì, ecco qua. Adesso sporchiamoci un po' le mani. Poi ti chiedo una cortesia, Leo. Io lavo questa. Bravissima, giusto a togliere il grosso, sai? Che poi. Ecco qua. Qua in pratica uniamo tutti gli ingredienti. Aspetta che non si vede. Ecco qua. E l'impasto è pronto. Ah, proprio sempre. In realtà, vedi, la, per chi non sa impastare bene, saper utilizzare un elettrodomestico dà anche un po' più senso averlo, sì, no? Nel senso, cioè, ottimizza. Ma infatti adesso le cose. Lo utilizziamo per poi passare i funghi e quindi un altro utilizzo, ecco. Allora, tra l'altro, la cosa che mi piace, tu prima ovviamente tu hai scelto la farina adatta, cioè è importantissimo scegliere la farina adatta per ogni piatto, no? È fondamentale, non è che puoi usare sempre la stessa farina. È fondamentale utilizzare una farina giusta per la ricetta giusta. Diciamo che le differenze, la percezione non è tantissima, però diciamo che ha una texture diversa poi alla fine dell'alimento. Può essere più friabile e meno friabile. Ok. Ecco, il concetto è quello, però... Come magari fare i biscotti con la farina 00 è più friabile, mentre invece con la 0 diventa un po' più pastosa. Ad esempio si utilizzano tra dei biscotti che tendono a diventare un po' più duri, ecco. Ok. Ecco. Quindi allora, l'ho voluto. Tra voluto. Poco vi dirò anche perché si chiama farina. Sì, sembra una cosa di dirò perché si chiama farina. Bravo. Adesso ve lo dirò. Infatti dimmi, dai le tue indicazioni, Ugo. Allora, adesso diciamo che se mi passi pure a me il torcione. Sì. Ecco qua. Io lavo anche la lama. Perfetto, adesso andiamo a mettere con un po' di pellicola l'impasto in frigo, ma tanto basta. E poi lo andiamo a tirare. Scusate che intanto troverò la pellicola. Allora, io vi dico intanto perché. Allora, va fatta riposare in frigo, giustamente. Va fatta riposare un po' in frigo, il tempo che puliamo il tagliere possiamo già tirarla su, ecco. Perfetto. Allora, farina, sapete da cosa deriva? Allora, innanzitutto, la coltivazione dei cereali cosiddetti, o comunque delle graminacee, ecco, deriva proprio dal tempo della Mesopotamia, quindi insomma la terra meravigliosa tra il Tigre e l'Eufrate e poi anche in tutta la zona fino all'Egitto, fino al Nilo. Ma l'utilizzo della farina deriva dagli antichi romani, soprattutto il nome, perché deriva da far, ok? Far era il farro, perché gli antichi romani cominciarono a macinare il farro, loro usavano quello, non c'erano altri cereali, usavano il farro, cominciarono a macinarlo per creare queste, diciamo così, preparazioni prima ancora di scoprire il fatto che si poteva fare il pane. Si chiamavano... ve lo dico, pulse, ecco, perché ovviamente pulse, invece è pulse. Ed erano fatte o di farro o di fave, ed era proprio il cibo, quello comune, popolare, fantastico, quotidiano degli antichi romani. Quindi da loro far vuol dire farro, e farina ovviamente era questo macinato di farro. Allora, noi naturalmente togliamo anche l'aglio, anzi un po' lo lasciamo qui, e l'altro passiamo il tutto, eccoci qua. Io riprendo lo scettro. Sì, però stavolta dobbiamo stare attenti a allora, non frullare, non dobbiamo fare. Vai tu, no. Dobbiamo solo frullarle e farla a pezzettini, ecco qua. Invece, mentre lui frulla, vi dico un'altra cosa molto carina, che vabbè, a parte che poi la farina di polenta e cose varie nasce dal 1700 in poi, comunque o comunque dopo il 1400-1500 con la scoperta dell'America e via, ma per esempio il termine cereale che usiamo sempre è un termine che non è un termine botanico, possiamo dire, cioè non è la definizione o il nome botanico che viene dato a un ingrediente, ma deriva dalla dea Cerere. La dea latina Cerere, che è la dea dei campi e delle messi, praticamente il cereale proprio è ispirato a quello, quindi grano, riso, mais, orzo, avena, segale, cose varie, erano votati, cioè erano tipo fantastico, i doni che venivano portati alla dea Cerere, quindi da lì cereali. Ecco. Bella questa quindi cosa. Quindi diciamo qui. Che possiamo dire che i cereali possiamo donarli a chiunque, specialmente a Natale. Ma certo, ma assolutamente, che bella questa versione. Guarda, ti ho fatto un regalo di Natale. Allora, questo sacchettino di segale. Ecco. poi un po' di grano, queste cose qua, va bene. Allora, adesso riprendiamo l'impasto e lo andiamo a tirar su e facciamo i tacos. Noi abbiamo intanto aggiunto i funghi alla parte di formaggio spalmabile, grana padano e via.
e via, e quindi abbiamo il ripieno già pronto. Perfetto. Adesso andiamo a fare i tacos. Allora, vai, tacos. Io ti lascio lavorare perché abbiamo pochi minuti, così ti... Ok, intanto tiriamo su un po' questo impasto. È un po' controproducente, però quando lo metti in frigo poi lo devi comunque riscaldare. Sì, no? Ma questo impasto è veramente poi malleabile subito. Ecco, guarda come... Mi sta diventando liscio. Comunque, ecco, questa è la ricetta che comunque vi ha dato Ugo adesso per fare questi tacos. In realtà è la ricetta della pasta brisée che potete utilizzare, certo, in tantissimi altri modi. Quindi questa è la pasta brisée. Quando trovate tante ricette che la nominano, avete già il procedimento. Sì, per fare una torta salata e maggiormente. Però questi qua, questi tacos, diciamo, si possono preparare e poi conservare e averli già all'occorrenza. Quindi già pronti, quindi se avete magari, questi adesso li facciamo piccolini, proprio sì, perché poi diventerà un aperitivo ed è bellissimo avere insomma alla fine già pronto un aperitivo che poi, certo, potete metterci qualsiasi cosa dentro, ecco. Allora, adesso allora, non serviteli congelati perché non sarebbe appropriato, però il effettivamente è una bella idea avere, sì, già una scorta, se poi siete persone che amano ricevere, no? Classiche persone conviviali, per cui dai, andiamo a fare un aperitivo a casa nostra, anche se mancano 10 minuti, questa può essere una soluzione. Allora, io, visto che l'impasto, ecco, questo qua fa la farina zero, riesci a lavorarla anche senza romperla. Ok. Ecco. Ecco, a proposito, che tu hai detto farina, vai, adesso correggimi se sbaglio, ma allora, la farina... Quando si parla di farina si chiama grano, è di grano tenero. Sì. Quando si parla di semola è grano duro, vero? Okay, perfetto. Sì, che poi in genere per la pasta possiamo trovare quella rimacinata, che è più sottile e quindi è più adatta a fare l'impasto della pasta. Allora, andiamo a copparne. Allora, guarda, subito al volo, e così andiamo poi a infornarle. Sì? Forno a 180 gradi per 10 minuti. Allora, io ho un coppapasta. Vai che io devo mandare la pubblicità, almeno uno ne voglio. Allora, guarda, coppiamo, mettiamo su... La cosa importante è forarle, sì? Perché sennò tendono a gonfiare, perché all'interno abbiamo, abbiamo il burro. Sì? Quindi possiamo forarle e poi copparle così. Quindi e poi come gli dai la forma quella... E adesso gliela diamo, adesso sviliamo. Vai, ecco, vai, vai, ne voglio vedere uno. Così. Eccoci qua. Ecco, allora, fortuna che mi sono lamentato io che venivo sotto torchio a lavorare, invece sono io oggi. Guarda, utilizziamo questi per i cannoli, si mettono su, guarda, due per volta. A due? Fantastici, eccoli qua. Aspetta che ti sposto sì, questo. Sì, grazie. Ecco qua, due alla volta, li mettiamo così, così abbiamo diciamo, da farne velocemente, ne inforniamo 10, 20. Ok, allora ripetimi, e vanno in forno a che temperatura, per allora, quanto tempo? Allora, vanno in forno a 180 gradi per 10 minuti. Quindi noi intanto cominciamo a farne altre e li inforniamo velocemente. E poi ci dividiamo per riempirli e decorarli. Perfetto, pubblicità. Eccoci qua. Seconda parte. Guarda che della belli. Ricetta, bellissimi, bellissimi. Hai visto? Vedete come sono risultati? Guarda, ne prendo uno, lo faccio vedere, vedete? Allora, questi qua li potete conservare tranquillamente in un contenitore, una vaschetta, tenete all'asciutto e poi li utilizzate all'occorrenza. Queste qua in pratica resisteranno anche 10 giorni, però insomma una settimana va bene. Ma in frigo o in freezer? No, fuori dal frigo. Ah, fuori dal frigo? Sì, okay. Come se fossero insomma dei chips, crackers. Dei crackers. Yes. Okay. Intanto abbiamo messo tutto in un sac à poche per facilitarci. Voi a casa volete fare con un cucchiaino, ma insomma io ci metto un attimo, anche perché non abbiamo tutto questo tempo, perché sennò Leo qua... Allora, io ho lasciato dei funghi da parte proprio per andare a decorarli. Ecco, vedete, ci mettiamo un attimo, arrivano gli ospiti, noi subito abbiamo la sac à poche con il nostro ripieno, certo, che poi può essere anche diverso. Sac à poche. E poi andiamo a decorare
con i funghetti per fare una cosa carina. Poi, insomma, se ci volete i funghetti o qualche altra cosa. Oh, che bellino. Ecco, guarda che belli. Molto bello. Questo è un lavoro che dovresti farlo tu, perché a te piacciono i funghi. Guarda, da morire. Io sono preciso veramente come un pianoforte che cade dal sesto piano. Però potresti mettere un ciuffettino di prezzemolo, vai. Oh sì, eccolo, intero, così. Vai, piccolini, messi su. Per me è già piccolo questo, va bene. Proprio un ciuffettino giusto da decorare. Dai che ci siamo, veloci veloci, eccoci qua. Che belli! Ah, vedi che ce l'ho fatta. E poi guarda cosa ci hanno consigliato. Un bel taglierino rustico. Vai, vai tu, guarda, prepara già il piatto. Via. Eccoci qua, vai, 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 vai. Intanto con quelli già pronti. Guarda che sono belli. Guarda che bella idea di impiattamento. Sì, ma questo qua è perché con questa Pioppini, lattuga. Pioppo. E quindi con questa lattughina. Che allora, belli, noi abbiamo il nostro bellissimo piatto pronto, ci manca solo il bicchiere di vino, quindi ecco, i voi. Nostri sommelier sono a disposizione, quindi tocca a te, caro mio. Eh sì, andiamo oggi a sentire. Sì. Ma anche ieri, tocca, anche appunto, domani. Ecco, però dire. Quando mai, toccherà mai. A te? Mai. A dopo. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Alberto Ice Veneto Sommelier. Come Buongiorno. Va? Tutto bene, grazie. Allora, oggi ho portato un piatto un po' particolarino perché sono dei mini tacos con ripieno di formaggio fresco e funghi. Ecco, è un piatto d'antipasto per me. Un piatto d'antipasto, ma un antipasto direi sicuramente strutturato. Ecco che certamente. In abbinamento ho scelto un pino bianco dell'azienda Borin. In questo caso sono andato a trovare le sensazioni che diciamo sono preponderanti nel piatto. In questo caso stiamo parlando di un antipasto, ma sicuramente un antipasto di grande struttura. Ecco che appunto ho lavorato un po' su quella che può essere la concordanza tra il piatto e il vino, e in questo caso sono andato a trovare un vino di gran corpo. Ecco che appunto dell'azienda Borin, siamo grazie, sui Colligani, ho selezionato un pino bianco, annata 2020. Siamo su un territorio particolare, quello dei Colli Euganei è un parco unico, dove il terreno preponderante che possiamo trovare è il calcare, ovvero quello che era il fondale marino 43 milioni di anni fa. Come dicevo, un pino bianco, quindi vitigno internazionale, che da più di 100 anni ormai si è instaurato lì, prodotto dall'azienda agricola Borin, dalla famiglia Borin, altra storica cantina dei Colli Euganei. Ecco. Esattamente. Se andiamo a vederlo, abbiamo questa colorazione di giallo paglierino intenso che tende un po' anche al dorato. A livello olfattivo possiamo rilevare le classiche, diciamo, i classici profumi di quello che è il pino bianco, quindi sentori molto floreali, una frutta già più matura, andiamo su una sensazione di banana, ananas. E poi al gusto? Freschezza, sapidità, morbidezza e se senti un gran corpo del vino. Buonissimo. Ecco che appunto con i tuoi tacos, per iniziare intanto il pasto, sicuramente l'abbinamento ideale. Grazie ad Alberto, grazie io vado a te. In cucina e ci vediamo dopo. A più tardi. Sì. Eccoci pronti per la seconda ricetta di oggi, quindi vi avevamo detto che avremmo preparato un dolce e faremo un dolce dove ci sarà un profumo, vero Ugo, un profumo molto molto particolare che di solito abbiamo nei nostri armadi. Bravissimo, ecco, è vero. È un indizio, andiamo indizio. A scoprirlo. Vengono fatti dei sacchettini, vai. Cose varie, ma non sono degli incantesimi. Allora andiamo a vedere gli ingredienti per preparare questa mousse al cioccolato bianco e con cassè di mango profumato alla lavanda. Eccolo là, 150 g di cioccolato bianco, 50 ml di latte, 300 ml di panna vegetale non zuccherata, 30 g di lamelle di mandorle, 50 g di zucchero a velo, un mango e un cucchiaino di fiori di lavanda. Allora, prima di tutto, cos'è il concassé? Concassé, dadolata, ecco, in francese, no? Quindi, diciamo, la terminologia
nelle cucine, sì, con cassè, diciamo che, no, è bellissimo, in maniera molto normale. Certo, no, mi fai una con cassè di pomodori, piuttosto, okay, che quindi è una tavolata, ma piccola. Ah, proprio piccoline, piccoline, piccoline. Sì, come ti piace fare a te? Devo farla io? No, forse no. Ah, no. Adesso... Ma sarei in grado, è inutile che studio. Però che potresti ridiate. Fare una cosa intanto. Accendere il fornello. No, guarda, io ti metto 300 ml, dovrebbero essere. Di panna, questo, panna vegetale, sì, non, no, zuccherata. Sono 150, perché 300 sono tutti quanti. Allora, voi sapete, okay, che ovviamente noi in trasmissione facciamo le dose un attimo più ridotte rispetto alla grammatura. No, questa qua stiamo dando. Questa qui è così? Proprio così. Ok. Ecco. Siccome... appunto, diamo sempre cosa le ricette. Cosa devo fare? Guardarla? Bisogna montarla. Ah, ok. La messa lì. Allora, cioè, cosa facciamo? Andiamo a fare una ganache di cioccolato bianco. Io vado ganache, nel frattempo. Aspetta, ah. Ganache, quindi stiamo parlando di latte e di, sì, panna con un po' di latte all'interno e poi l'andiamo... andiamo a scioglierla nel cioccolato. Quindi latte, la panna appena aggiunta, questo picchettino che... no, era il contrario. Panna, un po' di latte per ammorbidire e cioccolato bianco. E cioccolato, perfetto, bianco. Allora, tu vai a montarmi questa, sì, bellissima panna e io intanto faccio il... eccoci qua. Come mai la scelta della lavanda? La lavanda è perché era un piatto che facevo... facevo una mousse, con... scusami che mi sono perso, questo qua, scusa, sì, ecco. Allora, facevo una mousse di mango e ci mettevo all'interno profumata la lavanda, uh-huh, e quindi mi evoca un po' questo bilanciamento profumato che è veramente eccezionale. La lavanda effettivamente, poi ne parleremo anche di tutti gli, sì, utilizzi, sì, che ci sono, ma in cucina è molto, sì, soprattutto gli oli essenziali. Nel frattempo che noi andiamo ad aspettare che la panna, sì, si scaldi, andiamo a fare le mandorle caramellate. Wow, questa qua è una chicca, quindi andiamo a scaldare una padella antiaderente, aggiungiamo un po' di zucchero a velo. Sì. Questo diciamo che fa sì che poi andiamo a creare la base di sotto. Quindi alziamo, utilizziamo le mandorle all'interno e man mano che si sciolgono, si scioglie lo zucchero, si vanno a caramellare e poi man mano aggiungiamo ancora dello zucchero a velo. Comunque la panna è meravigliosa. E lo sto facendo. Muovi bene. Ancora, ecco, bravissimo, vedi come si monta. Adesso arriva lui, ho fatto la fatica io fino adesso, arriva lui e si prende anche il merito. Allora, noi intanto ci prepariamo la nostra boule dove andiamo a creare la nostra ganache di cioccolato bianco. Senti, va bene così o di più? Vediamo, perfetta. Ok, perché è sempre un terrore che poi si stracci magari. No, allora, cosa importante, il mandorle caramellate, tu hai messo lo zucchero a velo, le mandorle, sì, a lamelle. Sì. Sul fuoco, così, sul fuoco, senza aggiungere nient'altro. Adesso questo, lo zucchero si scioglie. Ok. E questo è sottile, zucchero a velo, e va a caramellare appunto le mandorle. No, perché sai, io non avevo mai visto, cioè, devo dire la verità per la mia ignoranza, ecco, ma il mettere lo zucchero a velo per fare l'effetto caramellato, non c'è, è comodo, sì, perché lo fai più in fretta. Bravo. Fai più in fretta e comunque viene bene. Allora, nel frattempo che si fanno tutti questi processi, che, sì, così intanto andiamo avanti, andiamo a tagliare naturalmente il mango. Io ne taglio una parte, quindi che dovrebbe in qualche modo sganciarsi, sì, se è maturo o non. Questa è sempre la difficoltà, un po', ecco, ancora, sì, la difficoltà. Infatti, se no, poi alla fine possiamo fare questo lavoro qua, che andiamo, scusa se trovo, ecco il mio coltellino, eccoci qua. Mm. E andiamo a sbucciarlo, facciamo prima, insomma. Ok, allora io ti lascio vai. Combattere con il mango. Sì, infatti. Allora, la lavanda, attenzione, lavanda deriva dal latino, oggi è la giornata delle etimologie, arriva dal latino lavandus, che vuol dire? Lavando. Che deve essere lavato, ok? Proprio così, proprio letterale. Perché praticamente veniva utilizzata fin dall'inizio per profumare e aromatizzare l'acqua prima del bagno. Quindi il bagno veniva, wow, poi aromatizzato alla lavanda e anche ovviamente la biancheria veniva, con cui ci si asciugava, veniva profumato, tenuta in cassetti, cassettoni, insomma,
il fiore di lavanda essiccati. Sento il profumo. Tutto il regalo del profumo. Io non ho guardato. Guarda, sento già il profumo che piano piano si sta sciogliendo. Lo zucchero al vero. Allora, è vero che fa effetto vero? Zucchero filato un pochettino. Bravissimo. Poi, okay. Azione sedativa e calmante, quindi parliamo sia sul sistema nervoso, quindi contro l'ansia, nervosismo, mal di testa e stress, ma anche per combattere le manifestazioni gastrointestinali, soprattutto quelle legate all'agitazione, che non so, un po' di colite, ecco. O altre cose, unità alla melissa di solito. Ci possiamo fare un po' di questa lavanda allora, prima sì, di venire qua. Sì, ma fa benissimo, veramente. Specialmente poi, dopo che hai conosciuto me. Quello sì, infatti adesso ho un campo, ho cominciato la coltivazione. No, scherzo. Tra l'altro, azione balsamica aiuta per le vie respiratorie, in questo caso un ottimo rimedio contro l'influenza, cose varie, e aiuta a calmare gli spasmi e i dolori addominali. Quindi una cosa, effettivamente è una pianta che fa benissimo, poi può essere usata come officinale e via, e anche per dare sapore a dolci e altre pietanze. L'unica cosa, tu mi insegni, bisogna usarne poca poca, altrimenti bravissimo, diventa... è invasiva, diciamo. Allora, facciamo la nostra concassè, che tu intanto fai un... ecco, bravissimo. Concassè, quindi facciamo queste striscioline piuttosto sottili e poi andiamo a tagliarle a cubetti. Eccoci qua. Questa è la nostra concassè, quindi è una dadolata, ecco. Guardate come sta cominciando a caramellare. Si ecco, girali già velocemente prime... perché sennò poi si caramella un po' troppo. Le prime mandorle che si stanno caramellando. Ecco, bravissimo. Adesso... Stanno brunendo, fare, vedete? Possiamo fare una cosa più veloce perché sennò... Eccoci qua. Che la padella ha preso un po' il caldo. Eccoci qua. Ah, ne aggiunge ancora? Sì, aggiungiamo perché non basta, se no aggiungiamo tutto all'inizio, si caramella troppo. Ecco, diventano un po' sabbiate. Ecco, questo termine che ritorna. È vero, oggi è una... È vero? Ci sono parole, ecco, chiave. Perfetto, guardate che bello. Adesso cominciano di nuovo a diventare color caramello. Ecco. Ma che bello! Che bello! E poi ovviamente quando si asciugherà rimarrà quella crosticina che dà croccantezza, okay, a ogni singola lamella. Allora Leo, sì, io direi che ci siamo qui. Sì, non lasciamo la responsabilità di controllarlo. No, prendiamo un piattino, sì? Lo mettiamo queste mandorle là dentro, che poi lo utilizzeremo come base, questo qua. Utilizziamo come base. Ok. Quindi intanto me li metti a raffreddare, sì? Spegni il tutto e io vado avanti. Allora, continuiamo ancora, nel frattempo la panna si sta scaldando bene, vado ancora con la concassè. Io la panna la tengo d'occhio perché è un po'... Tieni d'occhio. Diciamo così, sì, che magari può imbrogliona. Allora, fatto questa concassè, non ce ne serve tantissimo perché noi utilizzeremo uno stampo da 16. Più che stampo è il nostro anello, che insomma si chiama ring. Sì. E, almeno noi lo chiamiamo così che per poi, capirci. La cosa che mi fa un po' ridere è che il ring vuol dire anello, no? In inglese. Però il ring della box è quadrato. Sì, infatti, sarà che mi siete posti anche voi questa domanda. Sì, sarà perché magari è un ring che si gira intorno. Ah, quindi perché loro girano intorno, sì, infatti, quando scappano l'uno dall'altro. Questa te la voglio svelare, da piccolo ho fatto della box. Davvero? Sì. Questa qua è nuovissima. Bellissima questa, sì, qua, c'è sempre uno sportivo avevo, dentro, sì, uno chef. Avevo, ero un ragazzetto, quindi avevo 11 anni e quindi... mio papà faceva la box come, sì, sport, ma non che era un boxer. E quindi... Aspetta che ancora... Sì. Diciamo quindi ti ha un po' tramandato la passione. Mi ha un po' buttato dentro, sì, sì, infatti. E però l'ho fatto giusto per un annetto, così, per fare un po' di sport, ecco. Certo, e ti piaceva? È uno sport che ti ha appassionato? Allora, no? Mi ha appassionato, però è ovvio che a quell'età si va a giocare. Quindi non è che l'ho fatto a livello agonistico. No, vabbè, però voglio dire, essendo che è uno sport che ti mette a contatto diretto con le persone, sì, che devi anche vincere quella timidezza, no? Devi andare proprio... Sì, sì, infatti, anche una prestazione un po' fisica, ecco. Certo, devi dare delle tozze alla gente. Infatti. Non nel senso sportivo, allora, ovviamente. Non io senso... aggiungo due elementi che non abbiamo messo, perché poi ci ho ripensato e volevo un po' dare. Allora, il profumo di vaniglia...
per accentuare un po'. Alla ganache, se volete aggiungete anche un po' di estratto di vaniglia. E poi aggiungiamo della colla di pesce, perché voglio che stia comunque solida, e quando andiamo ad affettarla... Sì? Ah, si crea la fetta perfetta. Si crea la fetta perfetta, okay. Diciamo che ormai siamo abituati ad essere un po' più precisi in cucina, e quindi ecco qua. Allora faccio l'ultimo passaggio e dovremmo esserci. Ok. Allora, una cosa fondamentale è che adesso questa qua si raffreddi, arrivi più o meno a 30 gradi, anche 35 okay. va bene, e poi inseriamo naturalmente la panna e abbiamo concluso. Nel frattempo mettiamo quel cucchiaino e quel poco di zucchero a velo che ci è rimasto, eccoci qua, e andiamo a marinare. Eccoci qua, un aggiungiamo la lavanda. Yes. Ma la lavanda si trova così essiccata in fiore? Allora, questa l'hai fatta tu. L'ho fatta io. Perché ecco, tu sei proprio... Tu intanto gira. Perché dovete sapere che Ugo si prepara bravissimo. Tutti questi ingredienti, li fa, se li fa lui, c'è proprio una ricerca meravigliosa, anche una diciamo laboriosità, certo. Ecco, non indifferente. Però piace, si trova. Quindi stare sempre in cucina. E io sono dalla mattina alla sera in cucina, se non sono al locale che faccio consulenza sono a casa a preparare per un evento. Vedete, voi in cucina per esempio avete lo sportello che si apre dall'alto al basso, così lui c'è la lavastoviglie dentro, lui ha una brandina. Bravissimo. C'ha la lavastoviglie da una parte e la brandina con tutta che la cucina. Allora, la volta scorsa abbiamo utilizzato non la carta acetata, ma abbiamo utilizzato la carta da forno, sì, giusto? Sì, è vero. Quindi stavolta invece, professionalmente, chiamiamolo così, ma alla fine è uguale, utilizziamo la carta acetata. Quindi è questa, questa pellicola, diciamo, fatta apposta. L'unica cosa, ripetiamolo, l'unica cosa, se usate la carta forno, nel momento in cui magari andate a raffreddare, no, la torta, se è una torta fredda, ricordatevi prima di staccarla di scaldare un po' l'anello, perché bravissimo. Altrimenti quel burro che usate magari per creare l'aderenza della carta forno dovrebbe sciogliersi un pochettino. Ok, guardate questo passaggio, ho aggiunto un po' di ganache prima di fare la... diciamo la crema finale, perché così aggiungiamo le mandorle dentro, sotto, guarda sulla che bello. Base hai messo un po' di ganache, fantastico, okay. Sì. Così si attacca, guarda, ci siamo quasi e copriamo, così andiamo a dare un po' di croccante sotto anche per poterla poi prendere, certo. Appoggiarla, è buonissimo, c'è un profumo eccezionale. Allora adesso completiamo naturalmente con la panna dentro. Che buona, ancora caldina. Eccoci qua, guardate che bella. Allora, potremmo utilizzare una frusta qua. Va bene. Magari, così magari velocizziamo. Usiamola. Ce l'abbiamo? Sì, certo. Certo. Non me la nascondi. Eccoci qua. Mettiamo il tutto. Andiamo a frustare, così rendiamo un po'... Guarda che crema perfetta. Non so, l'ho fatta io. Eccoci qua. Allora andiamo. Allora deve essere così, diciamo, liquida. Sì. Perché deve poi, diciamo, coprire un po' tutto. Perché se la mettiamo dura, dobbiamo poi metterci col sac à poche e tutto il resto. Invece così la possiamo. Allora, cosa facciamo? Io Vai. Vorrei... ancora di più aggiungere un altro piccolo elemento che comunque fa parte degli ingredienti, tenersi un po' di cioccolato bianco e metterlo alla base ancora. Quindi poche lamelle, una base sottile di lamelle. Allora, di lamelle diciamo che non va caricata, ecco. Okay. Diciamo che è una base che mi si stabilizza. Allora, adesso versiamo il tutto, poi mettiamo in frigo, facciamo solidificare, possiamo anche mettere in congelatore per velocizzare, eccoci qua. Quanto deve stare più o meno in congelatore? Allora, in frigo o in congelatore? Se in frigo deve stare 4 ore, mentre invece in congelatore, ecco, diciamo che questo stampo è perfetto. Congelatore per un paio d'ore, frigo 4 ore e poi andiamo a completarla dopo la pubblicità. Ciao, a dopo! La nostra torta si è abbattuta. Allora, prima di togliere il ring, si è congelata, insomma. Guardate sotto cosa abbiamo, la base. Gira di là che abbiamo la... Wow, eccola là. Eccoci qua. E la base che
diciamo che diventerà la parte croccante del dolce. Abbassiamo, scaldiamo con le mani così e poi si leva via. Eccolo qua. Allora troviamo su il punto da togliere e voilà. Poi se vogliamo dare un tocco di precisione lo possiamo dare, altrimenti possiamo anche lasciarlo così e fare sto lavoro. Guardate, quindi con la mano fate una sorta di imbuto e girate su, guardate cosa sta succedendo qua. Gli diamo proprio una parte visiva, croccante, che non ci ricorda tanto la mousse, ma un dolce che ha anche una consistenza croccante. Allora ve lo dico io, mentre Ugo sta completando il dolce. Ovviamente voi mousse, quando si parla di mousse, magari immaginavate qualcosa di più morbido, no? In realtà è stata aggiunta la colla di pesce volontariamente per poterlo rendere un dolce da tagliare a fette e poi servire. Se invece non mettete la colla di pesce, cosiddetta comunque la gelatina, certo, ecco, diventa un dolce al cucchiaio, no? Si chiama colla di pesce perché, per ricordare, sì, anche sulle confezioni c'è scritto. Però se noi non la mettiamo diventa un dolce al cucchiaio, potete servire come fine pasto. Allora, se lo congelate poi diventa comunque affettabile come una... come una torta, come in questo caso. La torta, caso. Dice, okay. Sì, ma torta un po' gelato, ecco. Però la potete fare in un modo o nell'altro. Oppure scioglierla e poi scelta. Diventa cremosa. Ecco qua. Allora, io volevo dare un tocco perché ho visto oggi che c'era una cosa. Ecco qua. Possiamo dare il tocchettino magico che è di... Ah, perfetto. Di gel. Di gel per dare il tutto quanto. Io devo dare la linea ai sommelier. Cosa vuoi fare? Eccoci adesso? Qua. Ok, questa è vostra. Pronta la nostra mousse al cioccolato bianco e con cassè di mango profumato alla lavanda a di voi. Ugo Garofalo. Pronta, sommelier, abbinamento col vino. Arrivo. Eccomi Alberto. Rieccoci. Allora, guarda, oggi ho fatto un dessert. E il dessert è questo mousse di cioccolato bianco con una base di mandorle caramellate. Sopra c'è questo mango al profumo di lavanda. Cosa ne hai pescato per questo, allora, abbinamento? Per il tuo abbinamento, per l'abbinamento con il tuo dolce, lavorando quindi sulla legge della concordanza, quindi dessert dolce, sono andato ad abbinare un vino dolce, che sono andato a pescare di nuovo sui Colli Euganei, quindi una giornata interamente dedicata ai Colli Euganei, direi oggi. Grazie. Ecco che quindi ti presento quella che è l'unica diocesi dei Colli Euganei, ovvero il moscato fior d'arancio nella sua versione passito. È l'Alpiane 2019, prodotto dall'azienda agricola Vignata. Siamo ad Acqua Petrarca. Il vino è particolare perché le uve per produrre questo vino vengono fatte a passire. A passire dove? In una stanza ventilata per un periodo di circa 3 mesi. Durante questi 3 mesi l'uva arriva a perdere fino al 60-70% del peso, quindi perde l'acqua. Dopodiché viene fatta fermentare e maturare tutto quanto in botte per 18 mesi. Il risultato spettacolo. Finale, esattamente, guarda questo vino. Colorazione ambrata, densità, quasi viscosità direi, alla rotazione. Wow. E se lo porti a naso... Cosa ti dà di primo impatto? Sensazione di albicocca disidratata. Sì, ecco, e quasi mi ricorda il dolce che ho fatto. Esattamente, ecco che va a richiamare molto la tendenza dolce, non solo a livello gustativo, ma anche olfattivo, il tuo piatto. Proviamo ad assaggiarlo. Un vino avvolgente, caldo, lo senti? Buonissimo, sento proprio come se stessi mangiando le mandorle caramellate. Esattamente, questa parte tostata e poi questa grande morbidezza, avvolgenza, dolcezza, che però viene riequilibrata da una grande freschezza. Buonissimo. Grazie Alberto, ci vediamo la prossima volta. Alla prossima. Si conclude questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina, il nostro Ugo Garofalo, dico eccoci nome e cognome qua. Sempre, dai, perché sì, il nostro pubblico ti deve conoscere, sì, e quindi ecco. Noi vogliamo che, se vi ricordiate bene il suo nome e il suo cognome, ricordiamo invece la tua pagina Instagram che sì, infatti, che
diciamo un hashtag, chiedetelo a Ugo, anzi chiedilo a Ugo. Chiedilo a Ugo, andate a conoscerlo, approfondire la conoscenza, insomma, tramite social con il nostro Ugo Garofalo. La cosa fondamentale è continuate a seguire i nostri social di Due Chiacchiere in Cucina, perché troverete tutte le ricette con tutti i procedimenti, quindi potete anche commentarle, date a dire la vostra, e soprattutto il nostro sito 7goltelepadova.tv, insieme alla possibilità di rivedere tutte le puntate sul vostro digitale terrestre schiacciando il tasto in alto del telecomando. Mi raccomando. Bellissimi questi. Che fantastico. Mamma mia, sono questi tacos, no? Con... Allora, noi salutiamo tutti. Tutti, perché tutti, uno tutti? No, non so. Allora, tutti quanti, vi diamo appuntamento alla prossima, come sempre. Ciao a tutti, Due Chiacchiere. Ciao. Thank you.